le autobiografie in genere i musicisti le scrivono quando sono al picco del successo o quando sono in, come dire, in tarda età. Lui invece l'ha scritta nel mezzo, che peraltro è anche il titolo di questo libro, per cui questa serata sarà una, come dire, una ricostruzione della sua storia, anche abbastanza inedita, perché nel libro credo lui racconti cose che non ha mai raccontato pubblicamente nelle interviste, e sarà intervallata dalle sue canzoni, dalle canzoni di successo, delle vibrazioni, di quelle che ha fatto nella sua carriera solista. Però c'è anche il DNA, quindi noi siamo che cosa? Frutto del DNA? Ma com'è che ci sono anche cose che riguardano... È stato piacevole innanzitutto il fatto che l'artista si sia svelato o si sia mostrato per... nel proprio lato fragile, nel proprio lato umano. Mi è piaciuto moltissimo. Sono stato molto entusiasta di conoscere questo personaggio, che vabbè, conoscevamo in televisione, ma è stato veramente emozionante conoscerlo su questo piano amichevole. Mi sembrava di essere stato invitato a casa di un amico che si è raccontato, e è stata una cosa emozionante. È stato molto bello perché si incontrano delle persone in queste serate, in questo spazio, persone che hanno voglia di raccontarsi e di vivere una dimensione dell'esistenza ricca di emozioni, legata all'arte e alle cose più belle che la vita ci può regalare. Ringrazio Siglacon, come al solito, ringrazio Disamina Piano per avermi invitato e spero che ci sia un proseguo nel prossimo anno, e ringrazio veramente tutti. È stata una bellissima serata, sono occasioni che ci permettono di conoscere un artista in un modo differente. È stato bellissimo. La location che è meravigliosa, servizio navetta addirittura, no? Perché evitare problemi di parcheggio, e quindi posso essere solo che soddisfatto della serata e vi ringrazio sempre.